Ciao ragazzi, facciamo questo trattamento di riempimento con acido ialuronico di solchi lacrimali. Sono appunto dei solchi dove scorrono le lacrime, perdono un po' di tessuto sottocutaneo che ricopre appunto la cresta lacrimale dell'osso zigomatico. Il rilievo fotografico è molto importante e fondamentale per calibrare un po' i volumi e per comunque definire un po' l'area da trattare. Come vediamo in questa paziente, nel solco lacrimale c'è anche un colorito un po' più scuro e questo è determinato dal raggrinzimento cutaneo. Qui la pelle è molto sottile, per cui se vedete io allargo la pelle schiarisce. Se ne hanno due miglioramenti: il miglioramento del volume, quindi l'appiattimento del solco, e anche il miglioramento del colore. Diciamo che il colore migliora dopo un po' di tempo, perché l'acido ialuronico, oltre a volumizzare, fa anche una biostimolazione del tessuto, quindi migliora il trofismo del tessuto, richiama acqua e la pelle si sbessisce apparendo più liscia. Si comincia con la detersione della paziente. Io preferisco detergere sempre con acqua ossigenata, perché ci sono degli studi che dicono che il tetracloruro di ammonio, cioè l'alcol, derivati anche delicati, possono cristallizzare l'acido ialuronico, per cui lo sentivo a un congresso una volta, mi è rimasto impresso, sono andato a cercarmi quello studio. Noi usiamo questa tecnica. La pelle del solco nasale lacrimale è estremamente sottile. Il prodotto che stiamo utilizzando è un prodotto americano che nasce quasi esclusivamente per il solco lacrimale e per il codice a barre delle labbra. Anche esse rughe molto sottili. La quantità di prodotto che viene inserito è veramente infinitesimale, ha una consistenza molto 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 spalmabile, cui viene prima posizionato e poi modellato in base all'anatomia del solco. Bisogna stare attenti ai punti di inserzione, perché i capillari sono in agguato, quindi gli ematomi si possono formare. Vediamo in dettaglio la palpebra inferiore destra con la palpebra inferiore sinistra. Come si può vedere, il solco da questo lato si è completamente ridotto rispetto al lato sinistro. Adesso passiamo dall'altro lato. Riempiamo il solco naso lacrimale sinistro. Poca quantità di prodotto, 2 o 3 punturine e il solco si appiattisce. Benissimo. Adesso lo spalmiamo con un po' di cremina. Bene, il trattamento è finito, e la paziente può tornare alle sue attività private. La rivedremo solo tra 15 giorni per capire se c'è bisogno di un ritocco.